Ciao ragazzi, Ciao a tutti! benvenuti o bentornati sul nostro canale. Oggi vi facciamo vedere una novità. Yes! Ma una novità proprio nuova, nuova, nuova. E anche limited edition, Esatto. che è la Wahala di Julia's Place. Eccola qua, questa bellissima palette. Sì, ve lo diciamo già che è bellissima, perché l'abbiamo già provata, in quanto, spieghiamo perché. Perché? Perché? Perché abbiamo già registrato questo video, però purtroppo abbiamo avuto un po' di problemi tecnici per cui abbiamo dovuto riregistrare alcune parti del video. Abbiamo avuto problemi proprio con l'audio, quindi abbiamo dovuto per forza registrare intro e chiusura. Quindi vi anticipiamo già che ci vedrete struccate sia nell'intro che nella chiusura del video. Però ci sarà ovviamente tutta la ripresa del make-up e tutta la ripresa una mini parte, esatto, Della full makeup. esatto. Quindi parliamo un pochino di questa Ah, prima vi anticipo palette. una cosa simpatica: se vedete delle strisce sul mio corpo è perché sono deficiente. Purtroppo mi sono abbronzata e male, dimenticando che in estate esiste il sole anche molto forte. Esatto, ci si mette la protezione. Vabbè, chiudiamo questa parentesi Questo e torniamo a noi. è. Ok, parliamo un pochino di questa palette. Questa palette, come abbiamo già detto, è una limited edition, quindi la troverete. Io l'ho acquistata su London Loves Beauty. Vi lascio comunque il link qui sotto, se non erro c'è ancora, è ancora disponibile. Invece sul sito di Julia's Place è finita. Però loro avevano detto che avrebbero fatto un restock limitato. Speriamo, perché È una palette. questa palette Ehi, non aprire! Sei pazza! Vi lasciamo alla sigla e poi facciamo vedere la palette. Ok, posso aprire la palette? No. Sì, ovvio, vai. Prima di aprirla e di farvela vedere, però vogliamo fare giusto due precisazioni. Questo qua è un marchio indie che è nato 3-4 anni fa più o meno da una ragazza di colore. Questo marchio, cioè gli ombretti di questo marchio hanno una particolarità e sono quello della pigmentazione. La pigmentazione di questi ombretti è super mega alta, ma davvero, davvero una pigmentazione. Io così non l'ho mai vista Assolutamente. perché sono formulati per quel tipo di carnagione. Quindi è la prima volta che un brand nasce per le ragazze di colore e sono le ragazze bianche che si devono adattare a questa cosa. Ci piace molto. Esatto. Poi la fondatrice di questo brand si ispira per le sue palette, perché questa è una delle tante palette di Juvia. Si ispira proprio alla cultura africana, nigeriana, quindi ai cibi, alle opere d'arte. Infatti, questa qui, come potete vedere, è ispirata a una maschera tipica, se non erro, nigeriana, non voglio dire castronerie. Stupidaggine. Esatto. Vabbè, adesso ve la possiamo anche far vedere aperta, Oui. magari. Due, una, olè. Yeah. Come Guardate com'è potete sbrilluccica. vedere, sì, questa palette è una palette molto particolare. Non è la solita palette nude con qualche colore carino più scintillante. È proprio una palette formata da colori molto molto accesi, come potete vedere sia l'arancione, il giallo, il fucsia, sono tutti molto molto pigmentati. Ci sono dei brillantini che io ho provato e per me non hanno, cioè, se volete mettere una colla sotto, una base, tanto meglio, ma comunque si appiccicano tranquillamente all'occhio, hanno una formula molto particolare. E poi ci sono i duochrome, ragazzi, i duochrome che sono unici, Spettacolare. ma non ve li facciamo vedere perché? Perché, come al solito, vi rimandiamo al nostro Video swatches su Instagram. esatto. Lì vedrete gli swatches di tutta la palette, ve li facciamo bene come abbiamo fatto finora, perché questa palette proprio merita. Assolutamente. E per le considerazioni poi più specifiche sulla pigmentazione, la sfumabilità e la durata, vi rimandiamo alla fine del video.
adesso vi lasciamo al make-up. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. Radioactive, radioactive.
like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Ok ragazzi, come vi abbiamo detto, ci trovate senza trucco perché mi ha fatto un casino. Esatto. Cioè in realtà il microfono ha fatto un casino. Ogni volta deve succedere qualcosa. Sì. Ma vabbè. Va bene. E quindi abbiamo perso il microfono, ragazzi. È morto. È deceduto. Quindi ci trovate senza trucco, ma avete già visto tutta l'esecuzione. E poi vi lasceremo anche qualche piccola clip. Primo piano il mio make-up, il suo e insieme, quindi dopo questa breve spiegazione della palette vi lasciamo qualche altra clip. Oui. Cosa ne pensiamo di questa palette? Allora, il parere generale è che è strepitosa, punto. Sì, sì, assolutamente, questa palette vale proprio i soldi. Noi in questo make-up abbiamo provato i matte e alcuni duochrome. Eh sì, un paio di duochrome. Io ho provato lo shimmer. Allora, io ho il duochrome. Il tuo è il duochrome, sì. Allora, io ho utilizzato il senape, l'arancio e il rosso. Abbiamo fatto, diciamo, un make-up ispirato ai colori di Instagram, se non ve ne siete accorti, ma penso di sì. E invece Marghi ha usato i viola, il fucsia, l'azzurro e il duochrome. Quindi blu, esatto. Fucsia e viola e lilla. E ha utilizzato come duochrome questo violetto. Cioè, strepitoso, raga, veramente spettacolare. Io invece ho utilizzato uno shimmer, questo qua, che era comunque un po' più caldo, quindi ci stava meglio. Molto particolare, pure perché è abbastanza insolito da trovare. Anche perché un platino. È davvero, sì, è un platino, cioè non è né troppo caldo né troppo freddo, è proprio particolare come shimmer. Considerazioni. Pigmentazione, come avevamo già detto, molto molto alta, assolutamente super pigmentata. Cioè io personalmente non ho provato una palette con questa pigmentazione. Sì, veramente veramente ottima. Poi i colori si stratificano benissimo, sì, cioè, si sfumano così. Il payoff del colore, cioè è tipo subito, immediato, non è come tanti colori che dovete stare lì a costruirli. Esatto. Questo è il payoff, ve lo dà come prendete la prima pennellata, è lì, cioè il colore è quello. Sì, poi performano anche molto molto bene, durano anche nel tempo. Infatti io mi sono accorta poi tenendo il make up, proprio perché volevamo avere un'impressione, dato che adesso possiamo darvela. Esatto. Abbiamo tenuto il make up per alcune ore successivamente, i colori sono rimasti così come erano, della stessa intensità, anche la sfumatura e le transizioni erano perfette. Sì, vi posso dire che ho fatto già un altro paio di make up con questa palette, quindi ho utilizzato anche altri colori di questa palette. E restano lì, non si muovono. Cioè, io come base, come primer occhio, ho usato un correttore di Revolution, non ho usato una gran base. Sì, io ho utilizzato la Jumbo Pencil Bianca di NYX. Quindi sono basi comunque abbastanza blande. Quindi la sfumabilità di questa palette, cioè di questi colori, è alta. Anche la sfumabilità, cioè, è molto semplice, non abbiamo trovato... No, assolutamente, veramente si sfumano così. I glitter, come vi abbiamo detto, ovviamente con una colla sarebbe più performante. Esatto, però già da soli vanno benissimo, cioè non ci hanno dato particolari problemi. Noi li abbiamo utilizzati in questo video, però li abbiamo già provati, utilizzati, quindi sappiamo come funzionano. E niente. Bene così, penso che non ci sia altro da dire. Il pack... C'è lo specchio in terra? No, non c'è lo specchio in terra. Il pack è di cartone come tutte le palette di Juvia, tutte sono fatte così al libro, con calamitate e di cartone, non troverete una palette diversa da queste. Le grafiche sulle palette sono per me spettacolari, una più bella dell'altra, sì. E anche le scelte di colori delle palette sono veramente molto molto ben pensate, infatti se andate sul sito e andate a dare uno sguardo anche alle altre palette che ci sono, veramente sono tutte molto molto particolari, ben pensate. Beh, secondo sì, me studiate, ben studiate i dettagli, e anche le nude
sono comunque pensate per le ragazze della carnagione più scura, quindi hanno un payoff che nei nude che abbiamo noi qui ce le sogniamo, raga, eh. Esatto. Comunque, noi nell'info box vi lasciamo il sito dal quale ho acquistato la palette, perché non l'ho preso sul sito Casa Dogana, non l'ho preso sul sito originale, quello originale di Julius. E niente, noi abbiamo finito di parlare. Oui. Vi lasciamo alle clip con il make-up finito e vi aspettiamo su Instagram Per gli per gli swatches. swatches e anche su TikTok, perché anche lì abbiamo fatto un mini video per la Juvia's. Questa palette ci è piaciuta proprio tantissimo. Assolutamente. Quindi, come sempre, vi ricordiamo di iscrivervi al canale se vi piacciono i nostri contenuti. Attivare la campanella, mi raccomando, e ve lo dico in tono minaccioso. Anche di seguirci sui nostri social, appunto, quindi Instagram, Aspetta, che social abbiamo? Dimentico Facebook l'esistenza. Vabbè, Instagram, Facebook, e TikTok. TikTok. Ok, noi ci vediamo al prossimo video. Vi lasciamo le clip con i make-up. Ciao ragazzi! Ciao ciao e non squagliatevi dal caldo. Appunto.